Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati. Come di consueto alla rubrica Caffè Mercati, un saluto come sempre da Riccardo Zago, bellissimo il trading live di ieri, mercoledì 19 febbraio. Oggi andiamo a scorrere il calendario eventi di investire.biz. Abbiamo, scusate, alle ore 16 la sessione di trading con Ichimoku. Come al solito, come ogni settimana, vi aspetta la sessione più operativa, dove andremo ad aggiornare sì le posizioni che abbiamo in portafoglio, ma soprattutto andremo a impostare nuovi ordini, con ovviamente anche tutta la spiegazione riguardo la gestione del trade. Qui sono aperte le iscrizioni. Detto questo, andiamo sulla home di investire.biz. Abbiamo i primi articoli. Come ogni giorno andiamo ad aggiornare il contagio coronavirus e i mercati finanziari con Luca Discacciati. Interessante articolo su Amazon, previsioni folli per il 2023. Adesso andiamo a vedere direttamente nella piattaforma i grafici del titolo quotato al Nasdaq. E poi abbiamo anche un bellissimo articolo su Ferrari, che nel 2020, attenzione, aumenta il dividendo. Un segnale, direi, ottimo. Azioni al record storico. Bene, andiamo ora ad aggiornare i principali strumenti. Partiamo ovviamente da Ferrari e da Amazon. Allora, Ferrari quota in questo momento 166, più o meno 166 euro per azione. Quello che vediamo in figura è un time frame orario. Il trend sembra il trend è ben impostato al rialzo, con massimi e minimi crescenti. Se andiamo a notare, i punti di rottura sono sempre molto importanti, infatti lo possiamo vedere qui, vedete, punto di rottura con candelone forte al rialzo, la stessa cosa lo vediamo qui in precedenza, poi lo vediamo anche qui. Insomma, il trend è ben definito al rialzo, quindi ogni ritracciamento è buono per comprare. Questo era per esempio un bel livello, anche se in realtà io stavo aspettando questo punto, eccolo qui, 164,50. Diamo una fascia supportiva che può reggere i prezzi. Tutta la zona che va da 165, a mio avviso, chiaramente, a 164,50 è un buon momento per posizionarsi al rialzo su uno dei migliori titoli italiani, a mio avviso. Infatti, se andiamo a guardare i numeri, vediamo che continua a macinare utili. Certo, è molto alto come prezzo, ma rimane un gioiello italiano. Si può fare trading su questo titolo senza commissioni, quindi molto interessante fare trading con la piattaforma del broker Kimura Trading sulle azioni. Però andiamo avanti, perché dobbiamo parlare assolutamente di Amazon, che continua la sua salita, si avvia verso i $2,200, una salita veramente molto importante. Anche qui cosa bisogna fare? Semplicemente bisogna comprare ogni volta che i prezzi scendono. Certo, sul time frame giornaliero, quindi operazioni multiday, sono un po' più pericolose visti i prezzi, quindi come al solito scendiamo sul time frame a 4 ore per esempio, sul time frame a 1 ora per esempio. Ecco quindi che un ritorno in area, per esempio, andiamo subito a tracciare un livello di supporto che può reggere e che ha già retto, un ritorno in area 2123 può creare degli ottimi spunti rialzisti. Quindi mi raccomando, seguite il gruppo Traders Club, perché aggiorno giorno per giorno l'operatività. Detto questo, proseguiamo, parliamo un po' di gold, che ha raggiunto dei massimi molto importanti. Anche qui attenzione alle operazioni sul daily, il trend è chiaramente rialzista, però andrei a vedere il time frame orario prima di aprire delle posizioni. Sto attendendo dei punti chiave per posizionarmi al ribasso, non ho ancora le conferme necessarie per aprire un'operazione short, però già la rottura di questa zona che ora vado a farvi vedere, ecco qui,
già la rottura del livello di 1606 sul time frame orario può creare delle buone occasioni al ribasso, quindi oggi parleremo anche di questo alla sessione di trading con Ichimoku. Io con questo ho concluso, ringrazio veramente tutti, vi aspetto oggi alle ore 16 alla sessione di trading con Ichimoku. Buona giornata e buon trading a tutti.